uno dei territori più belli del mondo del vino italiano. Siamo nella zona di Barbaresco, comune di Neive, Katia della cantina Dante Rivetti. Come sta andando questo Vinitaly? Sta andando molto bene. C'è stato un po' meno flusso nella giornata di domenica, però i clienti che aspettavamo sono tutti qui e quindi direi che siamo pienamente soddisfatti. Dal punto di vista di azienda, voi siete una di quelle che avete riposizionato il mercato italiano dopo tanto export. Sì, noi abbiamo, cioè, sulla nostra produzione il fatturato sul mercato italiano è al 60%, quindi abbiamo creduto molto nel mercato proprio italiano, nella clientela. E abbiamo adesso riposizionato anche tutto quello che è il mondo del Nebbiolo, che nell'ultimo periodo è il vino che comunque viene più ricercato, sia in Italia che all'estero. A livello di ricerca, qui lanciate una bottiglia in particolare, ce la racconti? Sì, questa è l'etichetta storica ed è il Barbaresco che abbiamo annata 2016, provenienza della sottozona di produzione MGA Bricco di Neive. E per questo qui abbiamo fatto una selezione ulteriore nei vigneti che hanno 70 anni. Quindi sono i vigneti storici che abbiamo e l'etichetta è quella che veniva utilizzata da mio padre negli anni 70. Quindi l'abbiamo ripresa, abbiamo ripreso proprio tutto il restyling della bottiglia e fatta esattamente come era prima. Sì,